Il problema è che appunto siamo ormai isolati in Europa, questo è il problema, non tanto lo scambio di opinioni, quanto viene annunciato a proposito del fatto che venga accettata la linea oppure meno da parte di Juncker. Questo è un dibattito che onestamente non ci appassiona, ci appassiona invece il futuro dell'Italia, perché il contenuto è un po' preoccupante, ci piace realizzare le cose che vanno bene per gli italiani, questa è la politica. Ma al tempo stesso tutto deve essere anche credibile. Io non credo, ad esempio, sulle coperture che vengono dichiarate, non credo che ci sia un futuro per le nuove generazioni quando ecco, si fa semplicemente uno spostamento dei fondi in modo anticipato. Ecco. Quindi questo significa che in futuro i giovani non avranno la possibilità, come noi, di andare in pensione. Per cui significa un po' accontentare oggi, dimenticando invece coloro che andranno in pensione domani. Mi pare una chiara operazione elettorale, infatti si sta facendo tutto ciò proprio per massimizzare il consenso, per avere quindi dei risultati straordinari nel maggio del 2019. Altro non vedo, ecco, si vede un po' l'Europa come il nemico, l'Unione Europea come la matrigna, però non possiamo semplicemente considerare il futuro degli italiani come uno strumento per massimizzare il consenso. Non mi sembra un'operazione saggia, dobbiamo fare le cose che siano positive, ma al contempo siano possibili.